Ciao a tutti, oggi prepareremo i panini alla zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono lievito di birra, fresco, farina di tipo 00, acqua, zucchero, zucca a pezzi, farina manitoba, latte, burro morbido a pezzi, sale e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale 100 g di acqua, 100 g di farina di tipo 00, 0 lievito di birra, lo zucchero. E lo facciamo sciogliere per 2 minuti, 37 gradi, velocità 2. Trasferiamo il preimpasto in una ciotola capiente, copriamola con pellicola trasparente e lasciamolo riposare in forno spento per 30 minuti. Senza lavare il boccale, versare l'acqua, chiudere con il coperchio, posizioniamo il Varoma, versiamo all'interno la zucca, chiudiamo con il coperchio e la facciamo cuocere per 20 minuti. Temperatura Varoma, velocità 1. La zucca è cotta. Mettiamola momentaneamente da parte. Svuotiamo il boccale dall'acqua. Abbiamo messo la zucca all'interno del boccale, adesso la facciamo tritare per 20 secondi a velocità 6. La zucca è ben tritata, adesso riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungere il preimpasto che è già lievitato. Aggiungiamo la farina di tipo 00, la farina manitoba e il latte. Facciamo impastare per 2 minuti a velocità spiga. Adesso aggiungiamo il burro e il sale. E facciamo impastare sempre 2 minuti a velocità spiga. Il nostro impasto è pronto, trasferiamolo in un piano di lavoro infarinato. Dopo aver trasferito l'impasto, infarinamolo un po'. Lavoriamolo leggermente con le mani. Adesso divideremo il nostro impasto in 6 palline di circa 150 grammi ciascuna. Dopo aver formato i panini, adesso li andremo a legare per dare la forma della zucca. Prendiamo uno spago, ungiamolo con olio per evitare che possa rimanere attaccato dopo la cottura.
iniziamo a legare i nostri panini. Partiamo da sotto. Rigiriamolo giù. Facciamo il primo nodo. Adesso ripetiamo passandolo negli altri lati. Proseguiamo così per tutti gli altri panini. Dopo aver formato i panini, coprire con un canovaccio e lasciamoli lievitare per 1 ora e 30 minuti circa. Trascorsa 1 ora e mezza, il pane è ben lievitato. Spennelliamolo adesso con olio extravergine d'oliva e cuociamolo in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20-25 minuti circa. Il pane è cotto, lasciamolo raffreddare prima di rimuovere lo spago e servire. Panini alla zucca. Grazie e alla prossima ricetta!